Dottor Fusco, buonasera. Buonasera. Senta, ho dato una veloce occhiata al suo nuovo primo libro. Intanto la location, la città, Valdenza. Quindi una città ideale però toscana? Valdenza è il nome immaginario di una città che vuole rappresentare la toscanità nella sua interezza. Mi sembrava limitativo indicare una città esistente perché in qualche modo escludeva caratteristiche positive di altre città. Ne ho così creato una immaginaria dove potrebbe chiudere di volta in volta tutte le cose migliori che la Toscana può esprimere. Ecco, il personaggio principale è un commissario di polizia. C'è un qualcosa di reale, di vissuto in questo personaggio? Le storie che vengono narrate sono tutte di fantasia, così come i personaggi. Ovviamente i meccanismi investigativi, le modalità in cui avvengono le cose, con cui si approccia alle indagini, attingono dall'esperienza professionale pregressa. Senta, lei è un professionista della pubblica sicurezza, un vicequestore. Stiamo vivendo un periodo nel quale compaiono, come sempre, dei delitti in tutta Italia, però in questo momento sono proprio sbattuti, vissuti in prima pagina, anzi direttamente online. Un professionista della sicurezza, come vede, come convive con questo spargere subito online quelle che sono le indagini, quelle che sono le problematiche appunto del mondo delle indagini? Cioè, sicuramente non aiuta dal punto di vista investigativo, sicuramente non aiuta, però fa parte della civiltà dell'informazione, dei media, e bisogna convivere con questo, ovviamente con la televisione, i media, internet, le notizie circolano più rapidamente e bisogna comunque farci conto. Senta, venendo nel locale, Pistoia, può essere definita una città tranquilla? Siamo un po' al di fuori da quelle che sono le metriche della delinquenza, o anche qui la notte tanto tranquilli non dobbiamo stare? Guarda, la delinquenza esiste in tutto il mondo, fa parte della società umana. Quindi una certa percentuale fisiologica dobbiamo adottare. Anche Gesù aveva nel suo seguito una persona che poi l'ha tradito. A Pistoia, nell'ambito del panorama italiano e anche toscano, sicuramente è una delle province messe meglio, dove c'è un'incidenza dei fenomeni criminali molto ridotta rispetto ad altre province limitrofe, sia per quanto riguarda i reati contro la persona, omicidi, cose del genere, sia per quanto riguarda reati predatori come rapine e furti, che avvengono ma in misura molto minore rispetto alle altre province minori. Senta, il suo libro che è appena uscito è già anche un successo, è già al lavoro per il sequel, per la seconda parte? Ho qualche idea che sto sviluppando, vediamo. Benissimo, e noi speriamo di leggere anche quelle. Grazie dottore, buonasera. Buonasera.